Ciao a tutti e bentornati in un nuovo mini video, oggi con la luce ancora più schifosa. Oggi abbiamo cambiato un po' veste, non siamo più su Facebook, siamo su YouTube. E non voglio spiegarvi perché tanto o lo leggete sopra se siete su Facebook o lo leggete sotto se siete su YouTube. E quindi mi ripeterei, cioè se ve lo spiegassi un'altra volta, quindi se volete leggetelo. Innanzitutto grazie per l'apprezzamento dell'ultimo video. E se l'ultima volta abbiamo parlato di Wynwood, oggi parliamo di Ninja Assassin, un film del 2009 diretto da James Mack e prodotto dagli Wachowski Brothers. Sì. Ma andiamo con ordine. Quello di cui stiamo parlando è un film d'azione di arti marziali molto ispirato a Matrix, ma con più sangue. La trama è piuttosto scontata, è la solita storia di vendetta. Però ci sono delle cose, no, non ci sono. In un'ambientazione che ricorda molto alcuni livelli di Shadow Warrior, presente il videogioco, e un Giappone fantasy che è Giappone fantasy. Una setta millenaria di assassini ninja rapisce bambini quando sono ancora bambini per farli diventare assassini ninja. Il nostro protagonista, che guarda caso è un... decide di vendicarsi nei confronti del suo maestro e dei suoi confratelli. E quindi va in giro a uccidere tutti, mettere i bastoni fra le ruote, che non si è capito bene, ma a noi va bene perché tanto... A fronte di una trama vista, rivista, rivista, il regista cerca di portare il suo film verso quell'apoteosi di estetismo che è Kill Bill, con alcune differenze. Tarantino con Kill Bill riesce ad andare oltre a quello che è visivamente bello, aggiungendo tutta una roba di metacinema che tu dici è figata. Ninja Assassin, stavo dicendo Shadow War, Ninja Assassin ci prova ma non ci riesce, è l'esatto opposto di Wynwood. Se quel film non aveva pretese ma è riuscito a pretendere tanto, questo alla fine si è concluso in nulla di fatto. Un nulla di fatto sì, ma Ninja Assassin è visivamente bello. È figo, 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 tu lo vedi e dici è figo. Però per questo motivo lo consiglierei solamente a qualcuno appassionato del genere di arti marziali, un po' taglio tutto, sangue ovunque. Perché potrebbe risultare un po' scontato. Oltre a questo grande difetto, cioè che il sottobosco del film è inconsistente. Ma porca di quella porca, chi è che mi chiama? È inconsistente il personaggio principale, che non si capisce bene subito che è il personaggio principale perché ne vengono sviluppati due contemporaneamente, si dice, oh, chi è il cattivo, chi è il buono? Poi lo scopri subito perché la trama è telefonata proprio. In sostanza è semplicemente badass, e cioè ha vinto il premio, cioè il personaggio, come personaggio più cazzuto, tipo gli MTV Awards, che non, vabbè, non valutiamo le tanto, però ha vinto questo premio, e tutto il resto... Dov'è? Beh, lo so. Per concludere, visto che questa rubrica è più che altro io che dico a te, dico quello lì è figo come film, guardalo se non è un cazzo da fare di pomeriggio. Questo film, Ninja Assassin, dura 99 minuti, un'ora abbondante, mezza, è apprezzabile nel senso. Scusate se in questo video non si è capito una mazza, ma tanto avete l'internet che è un mezzo che avete tutti quanti e sapete cercare le robe. Quindi se volete scoprire qualcosa in più a proposito di questo film prodotto dagli Wachowski Brothers, potete pure andare a cercarlo. Detto questo, gli ultimi due video sono stati su roba sanguinolenta abbastanza, cioè Wynwood, zombie, massacro. Questo, Shadow War, Ninja Assassin, Shadow War, tutto tagliato a metà. Il prossimo video probabilmente sarà su qualcosa di più leggero, magari un film d'animazione, che così ci divertiamo tutti, perché film d'animazione sono fichissimi. E quindi poi magari ne parliamo. Grazie per aver seguito questo video. Allora, visto che siamo su YouTube, devo fare le solite cose del tipo metti mi piace, commenta, condividi, quindi se volete condividere, mette piace, non mi piace, trovate le cose perché sapete che fare l'internet, avete capito. Cose da fare. Imparare a parlare. Non ho la penna!